60 anni significa aver condiviso momenti di grande sviluppo e soddisfazioni e momenti di grande crisi. Voglio ricordare gli ultimi durissimi mesi che hanno veramente segnato tutti. Ma nonostante tutto noi siamo sempre stati, sempre e comunque, vicino agli imprenditori. Il bilancio è dei 60 anni è un bilancio, diciamo, considerevolmente buono, perché ci hanno seguito e noi abbiamo seguito il commercio di vicinato, ma non solo. Come ho detto prima, il commercio non va distinto in piccolo, grande o medio, ma chi fa commercio è un imprenditore che merita tutto il nostro rispetto e tutto il nostro appoggio. Gli imprenditori che hanno passato un anno e mezzo di grandissima difficoltà, una difficoltà importante, forte, ma caratterizzata anche da un grande senso di responsabilità di queste imprese. Imprese che sono riuscite a sostenere un problema di salute pubblica, nello stesso tempo sono riuscite a mantenere, come si dice, in piedi delle attività in impresa e a mantenere anche un'occupazione da parte di lavoratori. Il commercio è commercio in tout, in tutti i sensi va fatto, e c'è da considerare che, mi spiace dirlo, ma uno come me, che è un anziano dinosauro, ha vissuto un certo tipo di commercio e si troverebbe in grave difficoltà fare un commercio, chiamiamolo moderno, anche se non è la parola giusta, ma i giovani sono senz'altro pronti ad affrontare queste sfide qua. Un augurio per i prossimi 60 anni per i commercianti di Bollate? Speriamo che si continui sulla falsariga di adesso. I tempi sono cambiati, cambieranno ancora, però noi saremo sempre al fianco degli imprenditori che vorranno intraprendere questo tipo di attività. Lo accetto con emozione, ma non perché mi ritengo brava, ma come riconoscimento per tutto il mio impegno, tutti i sacrifici e tanta passione che metto nel mio negozio tutti i giorni. Ringrazio i dirigenti, tutti i collaboratori, Tenima soprattutto, di Confcommercio, che ci aiutano quotidianamente con grande efficienza a far sì che le nostre imprese abbiano il meritato successo.